Martedì 9 febbraio, ben ritrovati da Vedili per i prossimi 30 minuti. Cosa succede in città? Tra pochissimo lo scopriremo. Grazie naturalmente anche a tutti voi, ai vostri interventi al 3925-727775 tramite sms, whatsapp, anche audio, oppure lo 0555-572637. Vado subito a salutare, lo ringraziamo per il suo lavoro dalle 7 di questa mattina, il coordinamento tecnico Andrea Bogani. Saluto con la manino, come faccio sempre io, anche gli amici che ci stanno guardando ed ascoltando sul canale 841 del digitale terrestre di Lady Radio TV, visibili in Toscana, Umbria e Alto Lazio. Quindi un saluto a tutti voi, chi ci segue in streaming, ladyradio.it, chi in DAB, chi scaricando la nostra app dove avete modo anche di vederci, chi seguendoci sui nostri canali social. Insomma, si è conclusa da poco un'indagine d'ascolto che devo dire, insomma, ci ha visto vincenti, perché insomma abbiamo aumentato tantissimo gli ascolti, e questo lo dobbiamo proprio a voi, e quindi vi ringraziamo. Però ce n'è per una indagine che finisce, subito un'altra che inizia. Quindi, se tante le volte vi arrivasse a casa una telefonata sul vostro cellulare e vi chiedono ma che radio state ascoltando, la risposta mi sembra scontata, Lady Radio. Poi, come sempre, come dico io, avete altre tre alternative: RDF 102.7, Radio Mitologi e Radio Divina. Quindi insomma, le risposte sono queste. Grazie naturalmente a tutti voi, ma come ogni martedì, i primi 15 minuti, 10-15 minuti, sono dedicati agli amici di Alia. 10 minuti d'Alia. Ambiente, economia circolare e tutte le novità sulla raccolta differenziata a Firenze, per essere insieme al centro del cambiamento. E abbiamo così gli amici di Alia. Vado subito a salutare in studio con me Cosimo dell'A-Team. Ben ritrovato, Cosimo. Grazie, buongiorno Eva. Intanto qua già iniziano ad arrivare tanti messaggi, tra l'altro qua anche diretti al presidente del quartiere 3 sul porta a porta, perché qua parliamo proprio di questo bel progetto Firenze Città Circolare. In questi mesi avete fatto molta promozione, c'è stata la consegna dei kit e tra poco insomma si parte. Eh sì, ora in tanti posti sono previsti appunto per il primo bimestre del 2021, quindi direi che ci siamo, si parte. Molti che sono un po' dubbiosi sul discorso dei cestini sui marciapiedi, ma insomma noi inoltreremo queste domande naturalmente anche agli amici di Alia. Intanto vado a salutare un'amica di Alia, che è Francesca Cannoni, in collegamento con noi, la responsabile dei progetti educativi per le scuole. Grazie per essere con noi, Francesca. Grazie a voi, buongiorno a tutti. E allora, intanto benvenuta in trasmissione, naturalmente. Grazie. Entriamo proprio in merito a quelli che sono i progetti educativi per le scuole, in questo momento così un po' particolare. Il progetto Firenze Città Circolare cosa prevede in questo ambito? E poi andiamo anche nello specifico, le scuole si riferiscono in particolare a quale scuole? Allora, diciamo intanto che Alia da sempre ha rivolto un'attenzione particolare ai ragazzi delle scuole, di ogni ordine e grado, per rispondere subito a quest'ultima domanda, perché i nostri progetti educational sono rivolti ai bambini delle scuole dell'infanzia, quindi con attività dedicate ovviamente, pensate e calibrate per i bambini di questa età, e poi via via primaria e scuole medie e fino anche alle scuole superiori. Quindi diciamo cerchiamo di raggiungere un pochino tutti. Con il progetto Firenze Città Circolare, un'attenzione particolare ai ragazzi delle scuole della città di Firenze, ovviamente ce l'abbiamo avuta, quindi ci sono i progetti specifici per loro, si sono iscritti, abbiamo chiesto aiuto un po' anche al comune per promuovere questa attività, e quindi abbiamo raggiunto praticamente quasi 4.000 ragazzi iscritti. Quindi questi ragazzi, grazie anche al sostegno dei loro insegnanti, stanno facendo attività sull'ambiente con gli spunti che noi proponiamo. E visto il periodo abbiamo cercato anche noi di adeguarci alla situazione, quindi tutta l'attività è fruibile tranquillamente in modalità di didattica a distanza, digitalizzata, online, quindi studenti, alunni, ma volendo anche le famiglie possono partecipare. Perché il lavoro insomma, sull'ambiente, l'attività sull'ambiente è sicuramente un lavoro di squadra. Senti, nel passato che progetti invece avete realizzato proprio nelle scuole, per le scuole? Dunque, quando è stato possibile siamo andati anche in presenza, abbiamo fatto sia lezioni frontali, laboratori, a volte anche piccoli spettacoli, canzoni, abbiamo insomma cercato di coinvolgere i bambini e i ragazzi un po' in tutti i modi, usando tutti i linguaggi che a loro appartengono di più e che li catturano un pochino di più. E ovviamente adesso
esigenze sono diverse, abbiamo provato ad adeguarci, però insomma i ragazzi sono sempre molto flessibili e quindi ci vengono dietro sempre. Ecco Francesco, una curiosità soprattutto per i più grandi, insomma per chi frequenta le medie, come li avete trovati? Sono abbastanza sensibili all'argomento? Ma sì, allora sicuramente i ragazzi delle medie sono una fascia di età molto particolare, perché non sono più piccoli, però non sono propriamente grandi, quindi si cerca di trovare anche con loro delle chiavi di lettura per affrontare il tema dell'ambiente. In particolare adesso per loro abbiamo pensato proprio a un viaggio virtuale con un supereroe che li accompagna, quindi devo dire questo funziona. Loro poi sono molto interessati, quindi anche agli insegnanti fanno un sacco di domande che poi ci fanno ad arrivare e noi cerchiamo di seguirli un po' durante tutto l'anno. Ma sì, direi che sono sicuramente bravissimi e sono il vero veicolo della buona notizia, no? Che raccontiamo sull'ambiente, la raccolta differenziata, sono poi loro che la portano a casa, la portano alle famiglie e fanno arrivare il messaggio anche ai più grandi. Ecco Francesca, quindi insomma Alia si occupa di questi progetti in tutte le scuole, dalla materna alle superiori, però penso sia davvero importante cominciare fin da piccoli ad occuparsi sì. di ambiente di raccolta differenziata. Qui sì, in primis ci sono i genitori, quindi insomma anche quello che vedono che viene fatto a casa può essere di esempio, quindi un consiglio da parte tua ai genitori che ci stanno ascoltando. Sicuramente potrà sembrare banale, ma l'esempio, si dice, no? È sempre il migliore insegnamento, quindi io direi coinvolgere i bambini, coinvolgerli in quello che sono le attività quotidiane in casa, quindi anche la raccolta differenziata, farla vivere come una cosa normale, come un'attività quotidiana, semplice, che fa parte delle nostre abitudini, e quindi sì, appunto coinvolgerli utilizzando appunto i colori tipici delle raccolte differenziate, che già anche i bambini molto piccoli comprendono facilmente, e farli partecipare, fargli vivere questa attività come la più normale delle cose da fare quotidianamente insieme a tutte le altre attività che ci accompagnano. Vado da rimani con noi Francesca, certo, vado da Cosimo delle Eccoci. Team, perché insomma stamani voglio proprio farti una domanda mirata, okay. molto personale. Se tu potessi dare la tua voce all'ambiente, cosa diresti? Allora guarda Eva, io sono uno studente universitario, studio enologia, viticoltura, quindi vino, perciò posso dire di essere un po' testimone di quello che è di quelle che sono le cose meravigliose che possono fare l'uomo e la natura insieme. Quindi se io potessi dare voce alla natura, quello che direi, se potessi dare la mia voce, sarebbe di questo binomio perfetto, questo equilibrio perfetto che esiste da millenni tra l'uomo e la natura, di non spostarlo in nessun modo e mantenere il rispetto, perché senza la natura, senza la natura che ci circonda, non ci saremmo mai evoluti, non saremmo mai andati da nessuna parte. A proposito di università, tu sei uno studente universitario, come sono organizzate le università per la raccolta dei rifiuti? Allora, guarda, io ora, con tutta questa situazione, non metto piede fisicamente in un'università da praticamente un anno ormai, però finché ci sono stato posso dire che io ho sempre trovato a disposizione tutti i cestini e le raccolte necessarie, quindi per carta, indifferenziato, plastica, imballaggi, ho sempre trovato tutto. Addirittura ti dirò di più, quando prima frequentavo chimica, con tutto il fatto dei laboratori e tutti i materiali anche più pericolosi e particolari che si usavano, sono sempre stati adoperati con cassonetti appositi per rifiuti speciali e tutto, quindi ho sempre trovato l'organizzazione dell'Università di Firenze un'ottima organizzazione da questo punto di vista. 3925727775 per i vostri sms, whatsapp, anche audio. Vengo da te Francesca, perché Alberto da Castello ci scrive: la prossima settimana inizia il porta a porta e noi siamo preoccupati per le strade strette che con i bidoncini non consentiranno più il passaggio dei pedoni. E devo dire che questa è una domanda ricorrente quando c'è il vostro spazio, Francesca, lo spazio di Alia. Cosa rispondiamo alla preoccupazione di questi cittadini? Iniziamo da tutti i cambiamenti, e questo è sicuramente un grande cambiamento nelle abitudini quotidiane, porta un po' di preoccupazione. Vorrei però rassicurare questo ascoltatore dicendo che sicuramente queste considerazioni vengono fatte, c'è un tavolo aperto tra l'amministrazione, Alia,
anche un comitato di cittadini residenti della zona, per cui direi intanto iniziamo, vediamo come parte il servizio e poi sicuramente se ci saranno delle criticità verranno affrontate via via risolte, quindi direi di provare a partire intanto con la massima serenità possibile. Guarda, in aiuto ci viene un ascoltatore che al 3925727775 scrive: se passano a ritirarli entro le 6 i contenitori non creano problemi, da noi che sono 7 anni con il porta a porta funziona bene, ma devono rispettare gli orari. Quindi potrebbe essere un consiglio. Ha ragione, senz'altro nel calendario della raccolta appunto dei rifiuti per questa zona ci sono indicati gli orari, solitamente i nostri operatori fanno il possibile per essere puntuali e in questo modo il tempo di permanenza dei contenitori in strada è veramente limitato. Sentiamo un messaggio, un WhatsApp audio. A Firenze città circolare significa che sul sito dell'ALIA per scaricare il modulo di attivazione dell'Atari ti fa girare 10 pagine e poi tu torni sempre al punto di partenza senza trovare il modulo? E quello è circolare, si torna sempre al punto di partenza. Riguardatelo il sito perché non c'è modo di scaricare il modulo di attivazione dell'Atari. Pippo da Rifredi. Pippo da Rifredi, è insomma la simpatia che ci contraddistingue, certo, però ecco. Sì, è molto utile, faremo sicuramente delle critiche. Senti Francesca, un altro messaggio. Sono titolare di un'impresa edile, per evitare o attenuare lo scarico abusivo, si potrebbero controllare le imprese, gli artigiani, se sono iscritte gestori ambientali? Tanti muratori autonomi non sono iscritti e quindi potrebbero scaricare abusivamente. Quindi questo forse è più un consiglio. Sì, certo, no, allora questo sicuramente è un tema piuttosto complesso che viene affrontato certamente non soltanto da ALIA. Quello che noi possiamo fare è mettere in campo, e lavorano alacremente ogni giorno, gli ispettori ambientali. Quindi i cittadini, se hanno anche situazioni e criticità da segnalare, possono contattarli. Settori ambientali fanno verifiche quotidianamente sul territorio, verificando anche anomalie e situazioni appunto al limite di questa descritta. Senti Francesca, Gianluca da Firenze, ma questo lo inoltreremo naturalmente all'ufficio amministrazione di ALIA, perché dice: ho degli arretrati da pagare, mi avete consigliato di scrivere una mail per richiedere un estratto conto, ma in un mese non ho mai ricevuto risposte, quindi nonostante i vari solleciti, quindi insomma come può fare Gianluca da Firenze? Possiamo aiutarlo? È una posizione legata alla sua tariffa, immagino, quindi dovrà contattare gli uffici che gestiscono la tariffa, senz'altro, se poi insomma ci sono difficoltà me lo fate sapere, cerchiamo di capire cosa è accaduto. Poi vabbè, qua ci sono dei consigli che inoltreremo naturalmente ad ALIA. Torno da Cosimo, sì. Ho dei messaggi anche per te. Allora, Silvia scrive: gli escrementi dei cani, dopo averli raccolti da terra, si possono buttare nei cestini a giro per le strade? Sì. Sì, assolutamente, si possono buttare nel rifiuto non differenziabile. Quindi tutti i cestini non differenziabili a giro per le strade, senza problemi. Oppure anche in quello di casa, ma se uno non se la vuole portare, la butta nei cestini per strada. La roba rotta di vetro non va buttata, sì. Giusto? Ma quando butti le bottiglie si rompono lo stesso dentro al cassonetto. No, allora, attenzione, la roba di vetro, gli oggetti di vetro, anche se sono rotti, bottiglie, barattoli, l'importante è che il materiale sia vetro. A quel punto sì, si possono buttare. Quello che non si può buttare nel vetro sono per esempio i bicchieri rotti che potrebbero essere in cristallo, ceramiche, tutti i falsi amici del vetro, quelli, ma a prescindere che siano rotti o interi, non si possono buttare nella campana del vetro. Una bottiglia che si rompe di vetro si può buttare assolutamente, perché poi come diceva giustamente, quando la butti si rompe, quindi non è il rotto intero che fa da discriminante. Francesca, Davide scrive: la raccolta porta a porta porterà un calo della Tari? Ricordiamo che per i cittadini più virtuosi qualcosa ci sarà in cambio, Francesca. Sì, l'amministrazione comunale credo sia propensa a muoversi in questo senso. Sicuramente il processo adesso è quello del cambiamento, quindi ci vorranno un paio d'anni per trasformare tutta la città, quindi per portare tutti cittadini di Firenze agli stessi requisiti base di accesso ad eventuali benefici, e potrà essere fatto anche un ragionamento di questo tipo. Grazie davvero a Francesca Cannoni, responsabile progetti educativi per le scuole. I messaggi che sono arrivati, che non abbiamo ancora dato una risposta perché sono tantissimi, li abbiamo già inoltrati ad ALIA, naturalmente le risposte arriveranno martedì prossimo. Saluto Cosimo delle Team, come sta andando? Bene. Sempre con le vostre interviste? Sì, siamo interviste, anche nuovi format, ci siamo messi al lavoro.
So che recentemente avete intervistato il nostro Mario Tenerani. Sì, due settimane fa mi pare. Come andate? Bene, bravo, sì, nella differenziata? Sì, bravo. Dove ritroveremo, perché siamo curiosi, l'intervista realizzata con Mario Tenerani? Le interviste usciranno su YouTube ogni due settimane, mi pare, e si possono trovare appunto sul canale YouTube di Alia, o se no con un collegamento dalla pagina Instagram di Firenze Città Circolare, dove ci sarà una piccola intro di un minuto dell'intervista e poi chiaramente il link del video sotto. Grazie a Cosimo, grazie delle a team. Noi ci fermiamo, piccolissima pausa, e poi torniamo con gli ultimi 15 minuti a disposizione della cronaca.